È un'artista molto schiva, molto, molto addentro, con molta intensità nelle cose, nelle misteriose cose delle terre, come le terre reagiscono alla cultura, molto esperta, diceva, anche dei procedimenti grafici. Tradizionalmente Anna lavora con forme anamorfiche, con forme cosmiche, tra molte virgolette per intenderci astratte, e le abbiamo chiesto anche proprio un po', forse per metterla alla prova, le abbiamo chiesto un lavoro sulla figura. Ecco, io avevo visto un po' di sfuggita un suo lavoro figurativo che mi era molto piaciuto, su cui poi lei ha proseguito e ha generato queste due, non le possiamo chiamare sculture, non sono sculture, ma sono questi due lavori, il primo è l'entrata, il secondo è all'entrata della Sala Bifi, dedicati alla maternità. Ecco. Sono terre bianche, c'è un assai complesso lavoro, potete immaginare, di modellazione di cottura, e quindi maternità 1 in entrata, maternità 2 con una figura che è un po' una crasi, no? A metà strada tra maschile e femminile, e regge comunque l'uovo. Ecco, quindi c'è una simbologia che ci è anche molto piaciuta. Infine, a proposito ancora di Anna, c'è anche un'ironia, c'è una scultura che si chiama Alberonzolo, in cui lei riprende il protagonista della Laura, che come dice lei, anche con questa territorialità, insomma, che le appartiene, si è inversata, no? Quindi Alberonzolo è stanca di aspettare, si taglia i capelli, si fa i codini e guarda da un'altra parte, come dire, vabbè, basta, cambiamo strada. Ecco, questo per dire che è un artista capace di modulazioni, no? Anche motive molto, molto diverse.